All'estremità sud-orientale dell'Emilia-Romagna, una cresta rocciosa si innalza per 200 metri sopra un basamento di argilla. È il Monte Titano, che sembra nato apposta per fare da difesa naturale. Secondo la leggenda, qui si rifugiò Marino, in fuga dalle persecuzioni anticristiane dei Romani. Dalla prima comunità nacque la Repubblica di San Marino, uno stato autonomo con il proprio governo e i suoi confini. Poco più di 60 km quadrati e di 30.000 residenti ne fanno il terzo stato più piccolo d'Europa, dopo il Vaticano e il Principato di Monaco. La Basilica di San Marino conserva le reliquie del fondatore ed è uno dei simboli di un paese che si è sempre ispirato all'idea di libertà. La libertà dà il nome alla piazza principale, sede delle istituzioni ritratte negli euro sammarinesi. Sulle monete appaiono anche le tre fortezze che sfilano in cima al monte. La più antica, la Rocca, risale al Medioevo. Altre torri fortificate contribuirono a difendere la comunità nei secoli successivi. La più piccola, il Montale, fu costruita in posizione strategica per avvistare eventuali attacchi nemici. La fortezza al centro, detta Fratta, si erge sul punto più alto e oggi è un museo che valorizza le antiche armi dello Stato. A San Marino la parola castello non significa soltanto fortezza, ma anche regione amministrativa. Dei 9 castelli in cui è suddivisa la Repubblica, quello di Serravalle comprende l'abitato di Dogana, che segna il confine di questo stato nello stato. Al di là si torna in territorio italiano e il viaggio prosegue fra le colline che accolgono un susseguirsi di borghi antichi. Borghi come Longiano, dove all'eco medievale si affiancano gli episodi della storia del Novecento. Alla base dell'antico castello si scavarono dei rifugi durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi luoghi hanno vissuto in prima linea le battaglie fra le truppe tedesche e gli alleati britannici e americani. Alle porte di Rimini, un parco tematico rimanda anche a quel conflitto che vide dispiegarsi migliaia di mezzi militari. Le ali della storia volano attraverso una raccolta di mezzi dell'aviazione di epoche ed eserciti diversi. Questi testimoni del tempo hanno smesso di solcare i cieli per raccontare la loro storia, la storia dell'aviazione,
ma anche del Novecento, delle sue guerre e dei suoi cambiamenti epocali. La guerra non risparmiò neppure Rimini, scrivendo un nuovo capitolo della sua storia iniziata molti secoli prima. L'Arco di Augusto fu uno dei primi monumenti eretti al di fuori di Roma per celebrare il potere dell'impero. L'antica Ariminum fu infatti la prima colonia dei Romani in pianura padana. A Giulio Cesare era intitolata la piazza oggi dedicata a tre martiri riminesi della Resistenza. Molto prima di guadagnarsi la fama di tempio delle vacanze estive, Rimini era già una città d'arte. Fin dal 200, sulla chiesa di Sant'Agostino, svetta il campanile più alto della città. Le testimonianze del passato di Rimini emergono anche nella pietra del Ponte Romano di Tiberio e in quella del Castel Sismondo, voluto nel 400 da Sigismondo Pandolfo Malatesta. La rocca rinascimentale inglobava la cinta muraria, non lontano dal palazzo medievale dell'Arengo. Per secoli si venne qui a prendere l'acqua potabile nella fontana della Pigna, incluso l'architetto Leon Battista Alberti, che si trovava a Rimini per completare il tempio malatestiano, voluto da Sigismondo come mausoleo di famiglia. L'arte fa da sfondo alla vocazione marinara di Rimini, una città cresciuta rapidamente al di fuori dei confini storici, anche grazie allo sviluppo del turismo estivo. Il simbolo della Rimini elegante d'inizio Novecento sta nel Grand Hotel, che il cineasta riminese Federico Fellini scelse più volte come set dei suoi film. Il porto attuale è erede dello scalo marittimo della romana Ariminum e oggi assiste al movimento che d'estate anima la città. A Rimini, il turismo estivo era iniziato già a metà dell'Ottocento, con la nascita del primo stabilimento balneare. Era il primo passo verso la crescita di una nuova Rimini, che un secolo dopo, dal boom economico del dopoguerra, avrebbe fatto della Riviera Romagnola il simbolo della vacanza sole e mare accessibile a tutti. A nord di Rimini, il litorale adriatico ha seguito le orme del capoluogo. Per un centinaio di chilometri, le lunghe spiagge sfilano in un susseguirsi di località balneari, come Bellaria o Cesenatico, fra eleganti hotel e palazzi moderni. Acerbia, l'acqua è protagonista anche nella scacchiera delle Saline. Su oltre 800 ettari di superficie, l'estrazione del sale è frutto di una tradizione secolare. Alle spalle del litorale, verso Milano Marittima, un parco naturale tutela il territorio. Il verde colora il paesaggio della Pineta di classe e indica la strada per raggiungere Ravenna.
Quando fu costruita, nel VI secolo, la Basilica di Sant'Apollinare in Classe si trovava in riva al mare. Classe deriva infatti dalla parola latina classis, che indicava la flotta navale romana. La basilica rappresenta il primo segno di un patrimonio artistico di grande valore. La storia degli antichi contatti commerciali spiega perché a Ravenna sorse in pochi decenni un gruppo omogeneo di monumenti che oggi fanno parte del patrimonio mondiale dell'umanità sancito dall'UNESCO. La pietra utilizzata per costruirli arrivava dall'Oriente e orientali sono le origini bizantine dei mosaici al loro interno. Ravenna diviene capitale del mosaico tra il V e il VI secolo, cioè nel periodo che vede il passaggio del potere tra Teoderico, re degli Ostrogoti, e Giustiniano, che è l'imperatore d'Oriente. In questo momento sorgono a Ravenna degli edifici di culto di straordinaria importanza, basiliche, battisteri e mausolei, che contengono tutte le decorazioni musive più straordinarie appunto del periodo bizantino. A quell'epoca Ravenna appariva una delle maggiori città della penisola, nel pieno fiorire della sua maturità artistica. Da 1500 anni i suoi monumenti custodiscono come uno scrigno un'arte che nei mosaici esprime tutta la sua unicità. Ma l'identità di capitale del mosaico si rinnova anche in un'epoca molto più recente, grazie a iniziative d'arte moderna e contemporanea. Tra le collezioni del Museo d'Arte della città di Ravenna, un gruppo di opere valorizza e ripropone il fascino di quest'arte. In mostra una ventina di pannelli d'autore che i maestri di Ravenna hanno riprodotto con la tecnica del mosaico. Se la città fosse una poesia, troverebbe ispirazione nel grande maestro della letteratura, Dante Alighieri. La sua tomba si trova a Ravenna, perché qui visse i suoi ultimi giorni nel 1321. L'inizio della fine era cominciato in un viaggio attraverso le valli di Comacchio, stese a nord della città. Quelle paludi che un tempo erano sinonimo di malaria sono oggi un'importante zona umida, regno della biodiversità. Le valli di Comacchio sono parte del Parco regionale del Delta del Po e formano una serie di specchi d'acqua per oltre 15.000 ettari fra terra e mare. Il Delta racconta la storia dei detriti depositati dal maggiore fiume italiano che hanno lentamente cambiato la conformazione della costa. Racconta anche la storia degli uomini che hanno sempre fatto convivere con l'acqua salmastra lo sviluppo della navigazione e dell'agricoltura. La pescosità delle acque è stata al centro della crescita di Comacchio, che rimane una testimonianza vivente della civiltà lagunare.
Alle prime bonifiche dell'età antica seguirono quelle dei monaci benedettini. 1500 anni fa iniziava la costruzione dell'abbazia di Pomposa. Ma nel XII secolo una piena del Po rese la zona paludosa e i monaci si trasferirono a Ferrara. Protetto da un perimetro di ben 9 chilometri di mura, il centro storico di Ferrara è un altro dei gioielli della regione. La maggior parte delle fortificazioni sorse fra 4 e 500, con i baluardi difensivi voluti dalla famiglia Estense. La pianta urbana cambiò radicalmente con Ercole I d'Este, che rinnovò la città per regalarla alla sua sposa, Eleonora d'Aragona. Anche il castello medievale, nato un secolo prima, divenne un'elegante residenza di corte. I più gentili balconi di pietra bianca sostituirono le merlature delle torri difensive. Gli Este governarono il Ducato di Ferrara per 400 anni e furono una delle maggiori corti d'Europa. Una corte attenta alla cultura e all'arte, di cui sono testimoni gli affreschi nelle sale del piano nobile. Gran parte della bellezza di Ferrara rimanda alle decisioni del governo Estense, come ricordano le due statue del duca Borso in trono e del marchese Niccolò III a cavallo. Ma il simbolo più celebre di Ferrara, quello che ha assistito alla sua trasformazione e che più di tutti ne porta il segno, è la cattedrale. Gioiello del Rinascimento, il campanile della cattedrale si innalza con i suoi marmi bianchi e rosa al centro della città. Tra i campanili di Ferrara ce n'è un altro a segnare un capitolo di storia Estense. È quello di San Giorgio, costruito per la chiesa dedicata al patrono della città. Una città preziosa come un gioiello. È ciò che sembra dire la facciata del Palazzo dei Diamanti, così chiamato per la forma appuntita delle pietre che ricoprono i muri esterni. Oggi quel palazzo è una prestigiosa sede di mostre temporanee che fa rivivere ogni giorno il rapporto di Ferrara con l'arte. Qui, dove anche il serbatoio novecentesco dell'acquedotto ha il suo valore monumentale, le grandi piazze fanno di Ferrara una città vivibile, aperta e verde, sull'onda di quel sogno di bellezza che secoli fa gli Estensi avevano espresso e realizzato. La scoperta dell'Emilia-Romagna lascia Ferrara per proseguire verso il capoluogo regionale. Ai margini meridionali della pianura del Po, incorniciata dai colli bolognesi, si nasconde una città dalle origini antiche che racconta secoli di storia.
Il centro storico di Bologna è un susseguirsi di simboli e immagini celebri, come quella del Tritone in Piazza Maggiore, che nel Cinquecento suscitò un certo scandalo nell'opinione pubblica. Il palazzo del Podestà domina la piazza principale. Intorno, l'architettura racconta secoli di crescita economica e culturale. La sua grandezza è simboleggiata dalle dimensioni stesse della Basilica di San Petronio. La facciata rimane incompiuta dopo oltre 600 anni dall'inizio della sua ambiziosa costruzione. Nel Medioevo dovevano esserci quasi 200 torri, simbolo del potere e della ricchezza delle famiglie. Oggi le più celebri sono la Garisenda e quella più alta, degli Asinelli, che stanno una accanto all'altra a disegnare il profilo della città. Le torri si innalzano all'inizio della Strada Maggiore, dove sfila un'altra delle caratteristiche distintive di Bologna. Dal Medioevo i portici si allungano per oltre 40 chilometri e diventano l'emblema di un luogo da vivere nella socialità, fuori dalle mura domestiche. La concentrazione di chiese e di monasteri fa da contrappunto alla storica laicità cittadina. Quasi 1000 anni fa, infatti, fu fondato l'antico Ateneo Universitario. I maggiori studiosi di ogni epoca hanno amplificato il prestigio culturale di Bologna. Nel frattempo, nuove chiese crescevano, come quella di San Francesco. Altre risorgevano in nuove forme, seguendo il mutare dei canoni estetici. Ma l'amore per la conoscenza supera i confini cittadini, entro i quali era nato nel 1874 il futuro artefice di una rivoluzione epocale. Era iniziato tutto qui, sui colli alle porte della città, in quel territorio chiamato Praduro e Sasso, che cambiò nome in onore di Guglielmo Marconi. La Villa Paterna e un ragazzino che ai compiti di scuola preferisce le ricerche sulla pila elettrica, si abbona alle riviste e sogna una rivoluzione scientifica. Oggi il Museo Marconi racconta le tappe delle sue scoperte, con ricostruzioni fedeli di quegli strumenti che aprirono le porte del mondo della comunicazione wireless. Gli impulsi elettrici del suo telegrafo senza fili sono i più lontani antenati di una possibilità illimitata di comunicare. Nel 1901 Marconi stabilì il primo contatto transatlantico. L'entusiasmo è evidente nella registrazione di un suo discorso pronunciato alcuni decenni più tardi. Si ebbe così la conferma di ciò che avevo da tempo intuito e che ora è divenuto realtà, che cioè non vi è distanza sulla Terra che le radiocomunicazioni non possano superare. Da quel giorno la scienza delle radiocomunicazioni ha fatto passi da gigante ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto. Guglielmo Marconi. Dalle comunicazioni militari alle radiocronache sportive, a Marconi si deve la scrittura delle prime parole di una nuova pagina di storia. Oggi
le trasmissioni radiofoniche o lo squillo di un cellulare non sono altro che l'evoluzione di un obiettivo raggiunto con genialità, tenacia e ambizione. Nella terra dei motori, la passione per le quattro ruote si declina in tante forme e dimensioni. E così a Fiorano i modellini ultra tecnologici e velocissimi di un autodromo in scala ridotta non sono altro che un omaggio a chi di macchine se ne intende. Il rombo dei motori in Emilia-Romagna è come il ruggito di un leone nella savana, frequente e immancabile. A Modena, la collezione del Museo d'Auto e Moto d'Epoca Umberto Panini ripercorre la storia di alcune tra le vetture più celebri di sempre. Autentiche leggende come le Maserati, modenesi DOC, tra sinonimi del lusso ai massimi livelli e antenate delle moderne auto da corsa. Nella vicina Maranello, un monumento in bronzo ripercorre i successi di Enzo Ferrari, il fondatore di uno dei più grandi simboli del Made in Italy e di un successo planetario. La Ferrari nasce qui e qui fa mostra di sé con gli storici modelli della scuderia regina delle competizioni di Formula 1. Il rosso abbagliante colora la storia e il futuro di un nome che ha sempre fatto sognare. Merito di un sognatore con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro. Enzo Ferrari, classe 1898, ha creato una leggenda e l'ha fatto dicendo sempre che la migliore vittoria sarebbe stata la prossima. Terra di motori e di successi, di industria e di sviluppo, l'Emilia-Romagna si racconta anche attraverso i suoi distretti produttivi, come quello delle ceramiche di Sassuolo, erede moderno di un'antica tradizione riservata per secoli alle casate nobiliari. Il Palazzo Ducale di Sassuolo è oggi un luogo della cultura e dell'arte, e un narratore della storia del territorio. Qui trascorrevano l'estate i duchi di Modena. Nella piazza dell'Orologio si concentrano le sedi storiche delle principali istituzioni. Lungo il tragitto per Modena, un'altra villa nobiliare attira l'attenzione, circondata dal giardino, un esempio rappresentativo dell'estetica in voga nell'Ottocento. La villa era stata progettata nel primo decennio del Settecento per volontà del conte Antonio Sorra. Al secolo successivo risale la sistemazione delle serre e del giardino storico, con una straordinaria varietà di piante e habitat naturali. Il verde circonda anche il nucleo storico di Modena. Motivi diversi contribuiscono a farne una capitale di altrettanti mondi. A cominciare dal lato artistico e culturale, con i monumenti del centro storico dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
La città natale di Enzo Ferrari è una capitale dei motori, ma le auto lasciano il posto a biciclette e passeggiate per scoprire il suo cuore monumentale. Qui risuona l'eco di un'altra grande vocazione modenese, quella enogastronomica. Le prime testimonianze dell'aceto balsamico si hanno nel 1046, quando un imperatore, Enrico III, scese fino a Roma per farsi incoronare imperatore, appunto, e chiese se poteva avere un po' di quell'aceto che aveva udito farsi colà perfettissimo. La richiesta era indirizzata a Bonifacio di Canossa, padre di Matilde di Canossa, che gli inviò una botte d'argento con dentro l'aceto speciale di Modena, come si chiamava a quel tempo. Erano anni di crescita economica che aveva permesso di avviare la costruzione del Duomo Romanico. Già allora, l'aceto di Modena faceva parlare di sé e della sua unicità. Il nome balsamico viene dalla credenza popolare che facesse bene. Per esempio lo si dava alle puerpere, poi si utilizzava come digestivo, ed è un nome che è stato introdotto durante il Settecento. Si produce a partire dai mosti cotte di uve, preferibilmente Trebbiano, comunque uve locali, attraverso un elaborato e complicato sistema di rincalzi e travasi. Nettare e pregiato che vanta appassionati in tutto il mondo, l'aceto balsamico è frutto di anni di invecchiamento. Non c'è limite all'invecchiamento in botte, anche perché l'aceto continua a essere prelevato e rabboccato senza svuotare mai la botte. La storia di Modena si legge tanto nelle bottiglie più antiche di aceto balsamico quanto nel profilo elegante del Palazzo Ducale, che tra 6 e 800 fu la sede della corte estense. Questo imponente edificio principesco è diventato la sede dell'Accademia Militare ed è un altro dei luoghi modenesi della cultura. Alle spalle del palazzo, nel giardino ducale, la palazzina del Vigarani conserva i caratteri dell'architettura seicentesca, immersa nella vegetazione del parco. Il territorio di Modena si lega alla città con vicende storiche che tornano indietro nel tempo fino al Medioevo. Per rafforzare i suoi confini, Modena fece costruire il castello di Formigine. Proprio qui, i modenesi subirono però una pesante sconfitta da parte di Reggio Emilia e in seguito quest'area fu al centro delle contese tra il potere imperiale e quello papale. Il territorio emiliano conserva aree incontaminate, come quella che circonda la pietra di Bismantova. Questa formazione geologica si innalza isolata con la sua mole di arenaria calcarea ed è un luogo privilegiato per l'arrampicata sportiva. Da queste montagne sgorgano i torrenti e i fiumi che indicano la via per tornare alla pianura del Po. La Valdenza è detta anche Valle dei Cavalieri, per le fortificazioni che raccontano la storia del territorio.
Del castello di Canossa, edificato quasi 1000 anni fa, rimangono i resti lasciati da battaglie e assedi. Alle antiche rivalità si è sostituito un sistema di comunicazioni che unisce i principali centri della regione, come le vele, il sistema di ponti dell'architetto Santiago Calatrava che segna l'arrivo a Reggio Emilia. Sinonimo di festival e di spettacoli di alto livello nei tanti teatri, Reggio Emilia è una città ricca di cultura e di storia. Qui, nel 1797, i delegati della Repubblica Cispadana decretarono che lo stemma verde, bianco e rosso diventasse universale. Il vessillo, conservato nella sala municipale del tricolore, sarebbe rimasto nella bandiera nazionale italiana. L'antica Regium Lepidi era stata fondata dal romano Marco Emilio Lepidi, cui si deve anche il nome della regione emiliana. Era il primo passo per la nascita di un'autentica città d'arte, dove spiccano numerose chiese come il santuario barocco della Madonna della Ghiara. Nel cuore urbano di Reggio Emilia si apre la piazza principale, dove da 1000 anni si erge il Duomo. Papa Giovanni Paolo II lo definì un simbolo di vita, oltre che un grande elemento del patrimonio artistico della città. La piazza del Duomo è chiamata anche Piazza Grande, per distinguerla dalla piazza piccola alle sue spalle, dedicata a San Prospero. La basilica fu fondata prima dell'anno 1000 per conservare le spoglie del patrono di Reggio Emilia. Il grande campanile ottagonale risale al 500 ed è considerato uno dei migliori risultati dell'arte rinascimentale reggiana. La stabilità politica ed economica del Ducato fu la precondizione per favorire la crescita culturale e artistica di Reggio Emilia, che in diverse occasioni, dal Medioevo, era stata una rivale della vicina città di Parma. Il territorio a sud di Parma conserva i segni del passato fra le campagne coltivate. Un passato spesso teatro di battaglie per il controllo dei possedimenti ducali, che ha visto la nascita di fortezze difensive come il castello di Montechiarugolo. Si narra che qui aleggi il fantasma di una giovane del Cinquecento che dispensa consigli alle giovani spose. Poco lontano, un maniero quattrocentesco nato sulle spoglie di una fortezza medievale si staglia sul profilo di un colle. È il castello di Torre Chiara, che oggi fa da sfondo a numerose iniziative culturali. Anche qui una leggenda alimenta l'immaginazione. Nelle notti di luna piena, lo spirito di una dama si vendica del marito, regalando baci appassionati agli uomini che incontra.
Alle porte di Parma, il territorio pianeggiante è incorniciato dai rilievi dell'Appennino tosco-emiliano. Basta osservarla dall'alto per ammirare i segni della sua bellezza. Il Duomo medievale, con l'inconfondibile battistero ottagonale e l'alto campanile. E poco più in là, le cupole cinquecentesche della chiesa di Santa Maria della Steccata. Dal 1829 la Torre dell'Orologio e la Grande Meridiana custodiscono il tempo di Parma. Un tempo che rivive attraverso le tante chiese che si concentrano nel perimetro della città antica, una volta cinta da mura difensive. La cattedrale di Parma fu eretta sui resti di una basilica paleocristiana e fu completata nel XII secolo. Con i suoi 900 anni, rappresenta una delle maggiori architetture romaniche in Italia. Il grandioso battistero ottagonale si innalza come una torre. A Parma i campanili sembrano dialogare tra loro a distanza ravvicinata, come quello della chiesa di San Giovanni. Ma le chiese sono soltanto una delle eccellenze artistiche della città, che nel Cinquecento divenne la capitale del Ducato di Parma e Piacenza. Il poeta parmense Attilio Bertolucci scrisse che essendo Parma una piccola capitale, non le toccò un vero fiume, ma un torrente. Alla mutevolezza del regime dell'acqua si affianca però la costanza nel produrre e promuovere cultura. Il palazzo della Pilotta deve il nome al gioco della pelota che animava le giornate nel cortile. All'interno, nel teatro, i cortigiani assistevano agli spettacoli che qui potevano contare su un complesso sistema di macchinari scenici. Una preziosa collezione d'arte è custodita nella Galleria Nazionale. Ne sono un esempio le tavole dipinte nel Cinquecento dal pittore emiliano Antonio Allegri, in arte Correggio. Accanto a opere di altri artisti celebri come il Parmigianino o al ritratto della Scapigliata, opera di Leonardo da Vinci. Architettura e pittura, ma non solo. A Parma la cultura vive anche attraverso i palcoscenici dei teatri, primo fra tutti il Regio, che testimonia lo stretto legame tra la città e la lirica. In questa culla del melodramma italiano si celebra anche un festival annuale in omaggio al compositore Giuseppe Verdi, nato in provincia di Parma nel 1813. Parma è una continua scoperta, una costante occasione per usare i cinque sensi e per spaziare dall'ambiente urbano al verde dei dintorni, come nel Parco Ducale. Fuori città rimangono altri testimoni di un'arte da ammirare da vicino. La Certosa di Paradigna ispirò lo scrittore Stendhal per uno dei suoi romanzi più celebri, La Certosa di Parma. L'abbazia cistercense
era nata alla fine del 200 e i suoi primi monaci si adoperarono per rendere il terreno coltivabile, favorendo la vocazione agricola e gastronomica del territorio. I sapori di Parma sono una delle eccellenze che l'hanno resa celebre nel mondo. Dal culatello di Zibello Dop allo strolghino, che sarebbe riduttivo chiamare soltanto salame. C'è chi la chiama la Food Valley, la valle del cibo, un luogo del gusto esteso nel territorio emiliano, regno di una lunga lista di prodotti tipici e certificati. Prosciutti e insaccati che si producono soltanto qui, seguendo un rigido disciplinare produttivo, così come accade per i formaggi, primo fra tutti il parmigiano reggiano. Per ritrovarne le origini bisogna tornare indietro fino al Medioevo, quando sorsero le antenate delle aziende agricole accanto ad abbazie e castelli, come la Rocca di Fontanellato. In quell'epoca i feudatari dovevano difendere i possedimenti di nobili casate, ma dalla metà del Cinquecento, quando il territorio si unificò sotto il Ducato di Parma e Piacenza, le fortezze divennero residenze eleganti. Finite le guerre, i nobili potevano dedicarsi alle loro passioni e affidare ad artisti di fama le decorazioni delle sale. Da Fontanellato, eleganza e sfarzo trovano la loro massima espressione nella reggia di Colorno. Costruito al posto di un'antica fortezza, il palazzo ducale dei Farnese risale agli inizi del Settecento, ma con la fine della dinastia passò in mano ai Borbone e successivamente a Napoleone, agli Austriaci e ai Savoia. Il giardino storico è specchio dell'eleganza degli interni e la grandiosità dell'intero complesso richiama le residenze reali, come quella di Versailles. Il casato di San Secondo aveva il suo castello, trasformato in residenza rinascimentale con grande richiamo alla corte di artisti e letterati. Un destino simile lo accomuna alla Rocca di Soragna, che secondo la leggenda avrebbe a che fare anche con i presagi del fantasma irrequieto di un'antenata. Castelli e palazzi storici sono una presenza costante anche nel territorio di Piacenza. Qui le colline fanno ondeggiare lo sfondo di borghi dove il Medioevo sembra ancora molto vicino nel tempo. A Castell'Arquato i palazzi antichi del centro storico si fanno proteggere dalla fortezza, con le torri merlate che sorvegliano dall'alto la Val d'Arda. Si potrebbe tracciare un itinerario quasi infinito di luoghi, sapori, leggende e simboli dell'Emilia-Romagna. Ma la sensazione rimarrebbe comunque la stessa, quella di avere soltanto sfiorato, dal mare alle montagne, una piccola parte del suo patrimonio.